Siate umili, siate obbedienti, e il nostro Signore sarà la vostra guida, luce e forza. Il venerabile Monsignor Stefano Ferrando nacque a Rossiglione, in provincia di Genova, il 28 settembre 1895. Si formò a Valdocco, dove respirò gli insegnamenti di Don Bosco, diventando molto devoto a Maria Ausiliatrice. Nel settembre del 1912 fa la sua prima professione religiosa come salesiano. Tra il 1915 e il 1918 partecipa alla Prima Guerra Mondiale. Per il coraggio dimostrato gli viene conferita la medaglia d'argento al valore. Il 18 marzo viene ordinato sacerdote e a dicembre viene mandato in missione nel nord-est dell'India a Shillong. Tra il 1925 e il 1934 è maestro dei novizi e rettore della casa Nostra Signora. Nel 1934 viene nominato vescovo per 34 anni. Umiltà, semplicità e amore verso i poveri sono i tratti che caratterizzano il suo ministero. Istituì un seminario per la formazione dei giovani salesiani indiani, costruì un ospedale, edificò un santuario dedicato a Maria Ausiliatrice. E nel 1942 fondò la prima congregazione di suore indigene, la Congregazione delle Suore Missionarie di Maria Aiuto dei Cristiani. Monsignor Ferrando è uno splendido esempio di valori cristiani, difensore e promotore di vita e speranza. In particolare nei più poveri e nei più bisognosi, con la sua vicinanza fisica e spirituale. Un apostolo delle famiglie. Il venerabile aveva capito l'importanza della formazione delle famiglie cristiane. Istruì le famiglie sulla fede e sulla morale con le sue lettere pastorali. Le donne e i bambini erano la parte delle famiglie più indifesa, soprattutto nella cultura indiana, dove le donne sono ancora poco considerate. Monsignor Ferrando si erese come un profeta, in lotta per la loro dignità, chiedendo il rispetto per il loro valore di figli di Dio. Un esempio di povertà. Ha predicato accettando con gioia le privazioni della sua vita missionaria, anteponendo i bisogni di tutti alle proprie esigenze personali. Tutto quello che possedeva veniva dato ai poveri. Quando dall'Italia riceveva scarpe o vestiti nuovi, li donava ai più bisognosi, tenendosi per sé quelli vecchi e logorati, un mistico della contemplazione. Insegnava a vivere in unione con Dio tutto il giorno, santificando ogni azione attraverso piccoli atti d'amore. Spesso si perdeva nella contemplazione dell'Eucaristia e del Creato, dove rivedeva il volto di Dio Creatore. Un'icona di servizio, servo ad imitazione di Cristo che non venne per essere servito ma per servire, un missionario intrepido e zelante che ha voluto annunciare l'amore di Dio a tutti, specialmente a coloro che non conoscevano Cristo ai confini del mondo. Ha istituito in questo modo il quinto Vangelo,
che oltre ad essere chiamati a predicare e annunciare la buona novella, invitava a curare gli ammalati. Inventori di un nuovo tipo di evangelizzazione. Fu tra i primi gruppi salesiani ad essere inviati in missione. Fu molto creativo inventando il missionario itinerante, la visita ai piccoli centri abitati, la catechesi familiare, l'insegnamento sulla vita morale, sociale ed ecclesiale, i corsi prematrimoniali, la preparazione ai sacramenti, avveniva nei villaggi dove si fermava per qualche tempo. Ricordano di lui che nei suoi spostamenti preferiva spostarsi a piedi o utilizzando asini ed elefanti. Questo gli permetteva di incontrare le persone, fermarsi a parlare con loro, essere reso partecipe della loro vita, facendo in modo che si fidassero di lui avvicinandosi al messaggio evangelico. Un'icona di fratellanza universale. È stato in grado di abbracciare tutti senza guardare il colore della pelle, la nazionalità, la religione, la lingua o l'etnia di una persona. Insegna a tutti di essere un vero fratello verso l'altro, vivendo i principi della carità fraterna e lo spirito di famiglia. Non era facile entrare in contatto con le diverse tribù dell'India. In una delle sue lettere scriveva che prima di entrare in alcuni villaggi, gli anziani lo circondavano con foglie di banano e altre piante, cantando e ballando in modo da schiacciare gli spiriti maligni. Monsignor Ferrando lasciava fare, un segno di rispetto e apertura nei loro confronti. Nel 1969 torna in Italia, continuando la sua attività pastorale, diventando non un missionario che si muove, ma un missionario che è, un missionario della preghiera con un occhio di riguardo all'India, animando dall'Italia la missione di Asa, sensibilizzando coscienze, inviando aiuti economici. Morì il 20 giugno del 1978. La sua salma fu trasferita in India nel 1987, dove riposa nella cappella di Santa Margherita del convento delle suore missionarie di Maria Aiuto dei Cristiani. Il 3 marzo del 2016 Papa Francesco dichiara Monsignor Stefano Ferrando venerabile per le sue virtù eroiche e per la sua bontà. Lascia che nostro Signore Gesù Cristo, il Creatore divino della tua anima, prenda possesso delle nostre anime per coltivarle sempre. Dobbiamo avere un cuore missionario. Ci sono missionari che non vanno mai in missione, ma sono veri missionari.